Buongiorno a tutti, io mi chiamo Max Rossi e mi occupo per 8853 dell'ambito tecnico in ambiente digitale. L'argomento che ho il piacere di trattare oggi con voi è il progetto CADlinks Evolution. Progetto perché in realtà CADlinks parte da lontano e si è costruito più sugli uomini che sui prodotti. Infatti, l'aver realizzato un gruppo di lavoro di esperti digitali ci ha permesso negli anni di costruire una credibilità in ambito odontotecnico, esperienza che da un anno a questa parte stiamo rivolgendo anche al settore clinico, grazie alla nuova business unit dedicata allo studio dentistico. Consolidato questo, ci siamo concentrati sulla ricerca di un nuovo prodotto che potesse valorizzare e supportare questo servizio, per noi estremamente importante. Evolution è un prodotto estremamente nuovo che il nostro partner 3DM ha cominciato a sviluppare solo pochi anni fa. Questo ha fatto sì che si potesse studiare una metrica completamente differente da quella dei competitor ormai sul mercato da un ventennio circa. Abbiamo creduto ed investito su questo prodotto, anticipando l'uscita della casa madre, ovviamente d'accordo con loro, per mettere a disposizione questo innovativo prodotto alla nostra folta clientela digitale. I feedback sono stati entusiasmanti e lusinghieri e ciò ci ha spinto, grazie anche al miglioramento della situazione attuale, a tornare in aula con il nostro programma corsi. Desidero ora solo darvi alcune pillole che rendono peculiare questo prodotto, senza ovviamente anticipare quello che spiegheranno in modo efficace i nostri tutor durante i nostri corsi. Ora appunto cerchiamo di capire perché Evolution, che cosa ci ha spinto a fare questa scelta. Abbiamo pensato di trattare questo argomento con una serie di punti. Il primo, senza dubbio, è l'unica soluzione. Come potete vedere, abbiamo nel suo interno diversi step. La parte CAD, quella di cui stiamo parlando oggi, è un sistema senza moduli e questa è un'altra peculiarità che ci differenzia dai competitor, nel senso che nel momento in cui una persona acquista una licenza avrà all'interno tutte le funzioni del software. Parlo di software, ma in realtà forse sarebbe più corretto parlare di piattaforma, perché come potete vedere, RealGuide possedeva già tutta una serie di strumenti che portavano alla progettazione della chirurgia guidata. Il CAD è l'ultimo nato. E esiste addirittura un'opportunità che è chiamata CAD Plus, che consente di avere tutti questi step all'interno di questo bundle a disposizione del clinico o del tecnico. La flessibilità è l'altro aspetto, il gioco forza di questo nuovo CAD, nel senso che ci consente di poter inserire all'interno della stessa cartella del paziente innumerevoli restoration, quindi possiamo salvare diverse ricostruzioni e trovarcele tutte all'interno della stessa cartella. L'altro aspetto che dà valore a questa flessibilità è sicuramente il fatto che non lavorando più con un order manager, quindi con un percorso prestabilito, ci dà la possibilità in qualsiasi momento di cambiare strada. Qua ne abbiamo un esempio eclatante in questa slide dove possiamo vedere che una volta posizionati gli scanbody nella ricostruzione implantare, abbiamo addirittura 5 percorsi che possiamo scegliere e questa cosa ci consente di essere totalmente liberi perché non abbiamo dovuto stabilire a monte se in questo caso si trattasse di un abutment avvitato piuttosto che un abutment telescopico piuttosto che un'anatomica ridotta. Quindi riteniamo che questo sia veramente un nuovo modo di concepire il CAD. Il terzo punto è parliamo di una piattaforma cloud. Questo è l'altro grande valore, nel senso che non lavoreremo più con dongle, non ci saranno più installer soltanto su una macchina, ma noi potremo installare il nostro software su diversi computer e accedervi attraverso delle credenziali via web. Questo è sicuramente un vantaggio che consente di poter essere molto, come dire, mobili anche nel nostro lavoro, ma senza dubbio è lo strumento che collega lo studio al laboratorio, addirittura anche a più professionisti, perché come vedremo, essendo parlando di chirurgia guidata, ci potrà essere la possibilità di, grazie a questa nuvola, di far accedere tre professionisti, uno può essere il dentista, che a sua volta ha un implantologo che
diciamo, una figura professionale esterna e il laboratorio. Tutti e tre possono colloquiare all'interno di questo cloud. Teniamo conto che in ogni comunicazione che si fa in questo cloud c'è una chat certificata. Tra poco parleremo anche di questo. Un'altra cosa innovativa è sicuramente la possibilità di poter lavorare anche su mobile. Ad oggi i sistemi, diciamo, che possiamo utilizzare sono quelli lato iOS, quindi lato Apple, non per una scelta nostra ma per un fatto di certificazioni, in quanto nel medicale serve tutto un discorso di certificazioni che al momento Apple soddisfa e non ancora Android, ma credo che nel momento in cui si sbloccherà questa cosa potremo soddisfare anche la richiesta su mobile per tutti gli Android. Attualmente funziona sulla parte chirurgica, ma molto presto anche sul CAD. Abbiamo parlato di certificazioni, questo CAD è già pronto per la certificazione MDR che andrà a entrare in vigore appunto quest'anno, ma non solo, abbiamo anche la certificazione FDA. È vero che questa è una certificazione valida solo per gli Stati Uniti, ma tutti voi sapete quanto sia complesso arrivare a questa certificazione, quindi ci fa capire la validità del progetto che sta alle spalle di questo prodotto. Un altro argomento fondamentale è quello legato all'intelligenza artificiale. Infatti all'interno di questa piattaforma troviamo questo algoritmo molto interessante che ci consente di fare una segmentazione sia delle parti ossee, quindi attraverso i dati DICOM, e poi è stata portata anche in un ambito più tecnico di ricostruzione, come quella della segmentazione del dente. Quindi noi possiamo con un singolo click catturare la forma del dente, ricostruirla se necessario e poterla utilizzare come libreria. Troviamo che questa sia un'altra grandissima opportunità che ci dà questo software, soprattutto in combinazione con la parte chirurgica, dove ci consente di poter segmentare una mandibola per poi costruire sopra degli altri accessori. L'ultimo punto che vogliamo toccare è quello sicuramente che è un'altra grande novità nell'ambito CAD. Infatti a breve verrà rilasciata una versione DMG, quindi nativa per Mac, e questo assolutamente riteniamo essere un'assoluta novità in ambito del CAD dentale. Quindi io con questa ultima pillola credo di potervi aver fatto una panoramica sufficiente per indurvi e incuriosirvi a conoscere meglio i corsi che siamo pronti a offrirvi su questo prodotto. Per quanto riguarda i corsi, come ho detto, andremo ad utilizzare la nostra squadra di lavoro formata dai nostri quattro tutor, Davide Maiocchi, che tra l'altro è un collega di 88, Lorenzo Vichi, Andrea Cassola e Carlo Caricato, che sono i nostri consulenti esterni che daranno vita intanto a qualsiasi installazione di qualsiasi prodotto digitale che noi andiamo a vendere. Loro sono a loro volta coadiuvati da una decina di CAD specialist distribuiti sul territorio, questo per essere più, come dire, ricettivi e capillari nel supporto che noi vogliamo dare anche post vendita. I corsi abbiamo pensato di articolarli in due moduli, un primo modulo che non è da pensare come a un entry level o un modulo base. È un modulo fondamentale dove noi andiamo a spiegare questa filosofia che vi ho descritto poc'anzi. Quindi anche un utente esperto di un'altra piattaforma sicuramente avrà interesse a conoscere questi primi passi che sono da svolgere con questa nuova metodica. Vedremo al suo interno alcuni tool che sono assolutamente unici e interessanti, che ad oggi siamo costretti a utilizzare con software esterni per poter gestire, ritagliare, migliorare la qualità anche delle mesh che possiamo ricevere. Teniamo conto che d'ora in poi sempre di più lavoreremo su scansioni intraorali, quindi scansioni che sono state prese, il paziente è andato e ci arrivano, magari c'è la necessità di poterle correggere e migliorare. Ecco, sappiate che all'interno di CAD Links Evolution c'è tutto un modulo estremamente importante per fare un lavoro di editing di queste immagini.
immagine tridimensionale. La seconda parte è una parte un pochino più, diciamo, alziamo leggermente l'asticella. Perché? Perché andiamo a parlare di tutte quelle ricostruzioni complesse e soprattutto della parte chirurgica. Quindi a breve pubblicheremo le date e gli argomenti dei corsi che andremo a trattare. Quindi io spero che questo possa essere per voi uno stimolo per approfondire l'argomento cliccando nel modulo qua sotto per poter andare a vedere la struttura dei corsi che intendiamo fare e le date. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Per maggiori informazioni comunque vi invito a rivolgervi al nostro sito www.88dent.com, nel quale potete trovare informazioni sia su questo argomento ma su tutto il flusso che noi, sapete, siamo in grado di offrire sia in ambito digitale che analogico.